Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono Arwen ed oggi sono qui finalmente con Life is Strange 2. So che sto in ritardo, però vabbè, cercherò di rimediare a questo ritardo. E dobbiamo iniziare l'episodio 2 perché appunto avevamo finito l'episodio 1 e dovevamo aspettare che uscisse. Quindi, bando alle ciance, non continuo a parlare perché già sono in ritardissimo e cominciamo subito con il gioco. Allora, premiamo subito. Aspettate che tolgo. Ok. Allora, la strada è ancora lunga, quindi io direi di riprendere da qui. Sì, so che è dal 19 novembre che non entro in questo gioco. Lo so, ma non ho avuto neanche più il tempo di poter entrare. Pochissime volte ho avuto il tempo e non l'ho sfruttato. Quindi io riprenderei da lì. Speriamo che nell'episodio 2, cioè, si facciano le cose un pochino più carine, insomma, che si mettano un po' Superhuman meglio. in a wild, wild world. There were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They all lived happily together, but one day, hunters took their dad away. Forever. Ok. So now the brothers were alone, and they had to find a new home. They started a journey through the great big forest. The wolf brothers wandered for days and nights, learning how to live on their own for the first time. They slept in the backwoods among creepy creatures and barely ate anything. They eventually found a peaceful orchard and were able to eat in peace. But they didn't know. Hunters tried to tie them up, but the wolf brothers managed to escape with the help of a friendly bear. He showed them how to survive and helped them find a warm camp for the night. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. È That's how vero. they found themselves even further, headed to the faraway land of their pop, where they hope to find peace. Speriamo che la trovino, eh. Foresta nazionale di... Oddio, non ho fatto in tempo, vabbè, avrete letto. Il cucciolo! Che bello, c'è la neve. Come in Captain Spirit, infatti hanno incorporato l'ultimo salvataggio di Captain Spirit. Meno male, forse riusciremo a incontrare... appunto Captain Spirit, il bambino dell'avventura. Ok, That one's too easy. Look. Don't brag. It was too heavy for you a few days ago. Something else. Not too heavy, though. I'm a little tired. Ok, allora. Tieni premuto E per interagire con Daniel quando vedi quest'icona. Sì, come in Captain Spirit, praticamente. Allora. Chiedi di sollevare. You Proviamo a could sollevare il cane. try and lift Mushroom. Are you kidding? I don't want to hurt her. Yeah, you're In probably right. effetti. Però Sweet c'era little la puppy out of possibilità. this. Allora. Qui. Ok, bersagli. Chiedi di How about those sollevare. cans?
Can you fly them all together without dropping any? Sure. Look. Bene. That's awesome, dude. You're getting way better at this. Almeno riesce anche a controllare okay. I suoi poteri. Let's show perché Dennis se non riesce. Before we call it a day. Ok. Meglio che si allena. Sasso, ok. Quello potrebbe provarci. Non so se ci riesce perché è bello grande. Proviamo. Rock over there. Just one more time. We already tried yesterday and the day before. It's too far. I can't reach it. Just one more time. Non ce la fa, è troppo grande. I can feel it. Ok, guardiamoci in giro. Questo è questo sasso più piccolino forse potrebbe riuscirci. How about that one? I can do it with the small rocks, but not the big ones. You can do this. Trust me. Just relax. Focus. I'll try. Dai, che forse ce la può fare con questo. Non è grandissimo. Vai. Dai, ce la sta facendo. Per poco, ma ce l'ha fatta. Wow. Holy shit. I did it. Like a boss. You're getting good at you this. You see that mushroom? That was the biggest rock ever. Come on, dude. That's just the start. Let's try something else. Cool. You're like Coach Aaron. You're my power coach. A snowball fight? Not yet. This is a new exercise, young apprentice. See if you can stop this in the air. Cool? Okay, but you better not hit me. Like that time you gave me a bruise? Serious. You won't let me, right? Try it. Ok. Allora. Usa per regolare la forza del tiro. Ha preso zaino? Vabbè, sì, ok. Proviamo a tirarla qua. Vai. Allora, proviamo. Vai. Eccola. Yes. Look what I can do, Sean. I knew that you could. I've taught you well. But you, you're a master student. Hey, that still sounds nasty. You're not getting better. I told you. I'm fine. Just a little beat. Well, you need to rest now. Superhero. Ok, allora, adesso tocca a noi. Direi, allora, ci guardiamo intorno un attimo, ma tanto credo che questo... Come ti scudi? Ma vabbè. Vabbè, proviamo. Vediamo che succede se... You did awesome today, Daniel. Ok. I'm really proud of you. We've been practicing for just a few weeks, but... Aspettate. Your progress is... crazy. Ok. Thank you, Sean. I couldn't have done it without your help. Qui non c'è nient'altro, quindi... direi di proseguire. Cioè, quanto è carino questo cane che ci viene dietro. Allora... It's so silent out here. No neighbors, no roads. It's like we're on another planet. A new planet. That's exactly what we need. Cos'è lì? Aspettate, ci andiamo a vedere fra poco.
prima mettiamoci un attimo qua. Dude, come on. Chiedi aiuto. Here we go. The helitanker is over the wildfire zone. Get ready for water extraction. Ranger Diaz. Ranger Pigrone. Ottimo lavoro, dai. Nice work, Daniel. Glad to see our training sessions are paying off. Thanks to you. So glad I don't have to touch that water. It's too fucking cold. Oops. Sorry. I said fucking. Vabbè dai, basta parolacce. Yeah, dude. Watch it. Seriously. Okay. Ok, allora. Qui non c'è più niente, quindi direi di andare a vedere direttamente cosa c'è lì. Aspettate però, voglio vedere un attimo qui intorno. Tonight. Non c'è niente, mi sembra. È solo così, cioè. Niente. Vabbè. Ah, ci sta Daniel dietro di noi. Pensavo che era andato là. Sì, lo so. Va bene, dai, entriamo. Ok. Cos'è? Una baita? Vecchia accetta. Daniel helps me slice wood by holding the logs with his power. Pretty useful. Too bad this wood is rotten. We had to cut some more to keep the house warm. Ok, allora. Trappola. Yep. Now me tonight. Ma quindi aspettate un momento, io non sono rimasta a questo punto, cioè la casa adesso hanno trovato questa vecchia casa, diciamo, e è diventata la loro? Cioè se ne sono Se ne sono tipo un po' appropriati. Dato che non c'è più nessuno, alla fine penso che se ne siano un po' appropriati, perlomeno per starci un pochino più caldi. Ok, Daniel, che sta lì con il cane. Incisione. Runaway millennials and part-time forest squatters at your service. Ok. Qui non si può andare, giustamente. Scatola di metallo. Oh. Ok. Hey, what's that? Looks like a box or something. Si potrebbe chiedere a Daniel se ce la tira giù. Aspettate. Yo, Daniel. Come here. What's up? Can you fly that box down from the tree? Watch me. Potrebbe servirci. Looks like an old cigar box. Let's check this out. Yeah, what's inside? Let's see. Cardboard caps. Badges. Is that a power bear? But he's wearing a different costume. Maybe an old design? Awesome! Can we keep it? Sure. It's cool, cool. Ok, nuovo souvenir raccolto. Apriamo lo zaino. Power bear. Ok. Va bene, allora usciamo. Esci. Ok.
Proviamo ad andare dentro. Ma questa è un'altra incisione. Sorry guys, we don't take any more guests. Ok, da qui non si entra, penso, no? Ok, non si entra da nessuna parte. Ma aspettate un momento. Non è la casa di Chris. Daniel's getting cold. Ho capito. Let's get inside and warm up. Un momento. Non è la casa di Chris questa. No, no, no. Aspettate, non mi sembra. Non so di chi sia. Daniel's definition of a cool snowman. I like it. We really nailed it with this two-headed snow ogre. Yeah, they're really badass. And Musher isn't even afraid of them anymore. Right, puppy? Vecchia canoa. Oh! The family who owned that cabin really seemed to enjoy themselves here. Why never come back? Vabbè, ok. Entriamo. Qui c'è qualcosa. Ah, ok, mangiatoie per uccelli. You can't really name birds, right? Probably Maggie. The name of a child who used to live here. Sedia del patio. Vediamo. Ovviamente sto guardando un po' tutto. Perché bisogna girare, no? In questi casi. Con questa tipologia di giochi bisogna esplorare tutto. Ah, ecco, bastoncino di legno. I train Daniel. Daniel can train Shroom. Vabbè, dopo, dai. Non fa niente, aspettate un momento. Prima entriamo. Vecchia casa. Fucking miracle we found this place 3 weeks ago. Ah, ecco, ok. L'hanno trovato per miracolo, insomma, per fortuna, 3 settimane fa. Beh, vabbè, comunque, già 3 settimane che sono lì, è sempre un riparo. C'è sempre... hai sempre un tetto. We're so lucky we found that old cabin. Gave us time to rest and process all that happened. Ok. Vasi da fiori, vabbè, ma yeah. Not my kind of weeds. Non penso che ci interessi. Ok, entriamo. We had to use Daniel's gift to break in. Cold. Don't worry. We'll make a fire. We're pros now. Che brutta tosse. That cough doesn't sound too good. Nah. I'm okay. Just cold. You kicked ass today. Level up. I did. That was so cool. It's getting easier every day. Oh no, Sean. This is a haunted house. More like, uh-oh, it's time to go over the rules. I told you about showing off. I was just... whatever. Dude, I know the rules. Let's find out. What's the first one? Hide your power. If you spin one plate in a diner, what happens? People will freak out. And when people freak, what do? They call the cops. Exactly. The second rule is... Never talk about it. Wow. Nice, Daniel. Because that's usually the hardest rule for you. Shut up. Vabbè, poverino, un bambino. I know. Come on. You can do it. Okay. Avoid danger? Run from danger.
This is the most important one. You know why? I don't know. I mean, with my power, I can help us. Solo se non abbiamo altra scelta. Only as a total last resort. How will I know that? If there's any other way of helping, do that first. Maybe if I had used it before, Dad might still be here. Non avresti potuto fare niente. Daniel, you didn't even know. That shit was out of your control. But look what happened to the policeman. Maybe this power is a curse. Or no. Something. Hey, we have no clue what happened. And it's not your fault. Bisogna accendere il fuoco. Don't worry, Mushroom. I'm okay. Good puppy. She must be hungry. What about you? I'm always hungry. Then let's grub out. I'll make us some dinner. Yeah. Before she eats us. Ok, allora, guardiamoci un po' intorno. Cappotto. We scored with these clothes. Plus 5 street cred. Lavagna. He's definitely a fast learner. Maybe allora, fast. Il 10 novembre, la prima lezione. Il 17, fa volare le bottiglie. Il 21, tipo i vortici, cos'è? Cos'è questo, un vortice di roba? Boh. Non è che sono un granché con l'inglese, scusatemi. Il 25, le piccole rocce, fa volare. E cosa c'è scritto qui? Il 1 dicembre, una grande roccia e le palle di neve, insomma, ok. Ma perché sono così scema? C'era scritto leggi, potevo direttamente tradurlo in italiano. Mi stavo a sforzare di capirlo dall'inglese, vabbè. Sì, comunque, ecco, era ramoscelli e foglie, ok? Era quello che non riuscivo a capire. Bottiglia volante, va bene, sì. Quelle altre cose le ho capite, bene. Ok. Che scema. Allora. Riviste. The guy who came here sure had time to kill. Beh, anche perché in mezzo alla foresta che cosa devi fare? Stufa a legna? We're so lucky this thing is still working. Wouldn't have lasted long without heat. Ok, accendiamo subito il fuoco, assolutamente. Where did I put my lighter? Ah, bisogna trovare l'accendino adesso. Cuscino di funghetto. Mushroom clung to Daniel on the first nights. But now she loves her bed by the fire. HQ, I'm flying over. Thank God kids used to spend vacations here. Daniel would have been mad without these. High school feels so far away now. Ok, ha preso le pigne. Chissà che ci fa. Va bene. Adesso il cagnolino lasciamolo perdere. Ci serve da trovare tazza. Kinda weird to use stranger stuff every day, but not like we have a choice. La foto di papà. I
hate it when I hear Daniel crying at night. I can't do shit. Ciotola? Shoot. Poor doggy's out of water. Bisogna riempirla. Hey, Shroom. You thirsty? Good girl. La foto di famiglia. Daniel must have been pissed that day. Don't blame him. Leggiamo che c'è scritto. Papà, Maggie e John, a Gate Fall, estate 93. La cartolina. Poor guy. I guess kids have to grow up anyway, right? Papi Hill, casella postale, papà. Ciao papà, guarda, il tuo passerotto è a Miami. Sì, qui c'è un sole che scotta e lo adoro. Tom conosce tutti e io non vedo l'ora di vedere Scarface. Stiamo nell'appartamento del suo amico, con vista spiaggia e anche una terrazza. Mi sento un po' una bambina viziata, ma poi mi ricordo che John è in un castello sulle Alpi e quindi non mi sento così in colpa. E poi questo posto mi piace un sacco. È il modo perfetto per festeggiare l'arrivo del nuovo secolo. Mi manchi, ma non mi mancano i piroscioni in camera mia. Anyway, right? Spero che tu riesca a venire a trovarmi qui dopo l'estate. Ti voglio bene, Maggie. Allora, continuiamo. La scopa. I wish I helped Dad more with the house chores back then. Vabbè. Pacchetto di sigarette. Wish I had more than tobacco, to be honest. Sì, va bene, anche perché le altre cose non è che servono. Bottiglia di scotch. There was a little bit left when we came. Se l'è scolato lui. Disgusting, but help staying warm. Ok, vediamo qua. Niente nello zaino. This thing is strong as a rock. Dov'è? Cos'è questo? Coltellino. Accendi un fuoco nella stufa a legna, però bisogna trovare l'accendino. This room is fucking cold, so we put everything we didn't need in it and keep it closed. Oh, eccolo l'accendino. Time to get warm. La lettera? Yeah. Daniel doesn't need to see this. La inviamo la presente per ricordarle l'appuntamento per la sessione di chemioterapia presso l'Hope Patient Center, fissato per l'8 settembre dalle 14. Oh oh, cavolo. No excuse not to binge read. Of course, he's the town fucking hero now. Ah, quello stronzo, sì. Eroe locale aggredito da latitanti durante un'irruzione. Latitanti, cioè. È stato lui che ci ha rapiti. La polizia sta svolgendo delle indagini riguardo un'irruzione da parte di due latitanti di Seattle. Vabbè, lasciamo perdere. Ok, quotidiani, lettera. Wonder where Brody is now. Oh yeah, no internet. Sean, sono molto più bravo a scrivere che a parlare, ed è per questo che ti sto scrivendo questa lettera. Ah, ok, va bene. È quel ragazzo, non mi ricordo adesso come si chiamava. Brody, ok. Quello che ci ha aiutato, vi ricordate, quella macchina a fuggire e ci ha lasciato su quel bed and breakfast. Ok, vabbè, usciamo da qui. Io direi, allora, aspettate un momento, covo. Thanks, Hank. Dickhead. Kinda reminds me of Dad's cheesy posters. Ok, va bene, dai, andiamo un attimo a accendere il fuoco. Perché credo che sarà anche ora. Aspettate un attimo, però. Oh, scusate.
vecchio telefono. Feels almost good to be cut off from everything. Yep. No more indoor training sessions. Sì. We never found the key to this door. I guess using the sliding door is cool. No way I can give any of these to Daniel. Too risky. Hello, motel room soap. Pro tip, always boil the water. Unless you want Daniel spraying nasty things on both ends. Once you get used to squatting, it's not so bad. It feels weird to loot other people's clothes, but we need the warmth. Guarda, aggiungi dell'acqua. At least we have fresh water in our front yard. Hey, I put some clean water in the bathroom so you can wash a little. Okay. No more peeing at night for Daniel. He got so scared. We're lucky he didn't blow up the house. This is rank. Sharing with Daniel was the worst. Ok, va bene, dai, accendiamo un attimo il fuoco perché sennò veramente sarà anche ora. Here we go. Hold on, Mushroom. We're gonna build a fire. Dang, I am starving. Guess it's time to start cooking. Yum. Too bad I can't make a pizza fly to us. I could start Daniel's delivery service. Sì, è vero. Allora, chissà se dovremmo. Kinda weird. Sì, ma aspettate un momento. Trova una pentola pulita, infatti, perché sennò come facevamo? Come facciamo a cucinare? Can't believe how much Daniel's powers have improved over the last weeks. How you doing, Mushroom? You're the best puppy in the world. Vabbè, ma lì sotto dovrebbe esserci però qualcosa. I'm just cibo. Tough choice. Boh, è uguale? Better talk to Daniel after dinner. Hey, what are you cooking? Oh, I'm sorry. Here's your menu choices. Ravioli or ravioli? Okay, okay. Never eating this again. Chissà se c'è, ma qui intorno però non c'è niente, dove la trovo? Scusate, se non sta in cucina dove deve stare? Guardate che qui è rotto, tutto rovinato. Boh. Niente dentro lo zaino, aspettate un momento. This thing is strong as a rock. Possibile che c'è dentro lo zaino, non me lo ricordo? No. Non c'è proprio, ma neanche per sogno. La troverò. How you doing, Mushroom? Daniel needs a doggo friend. You're the best puppy in the world. We're so lucky this thing is still working. Wouldn't have lasted long without heat. Hey, look, our buddy Raccoon is back. I got my eyes on him.
He stole Mushroom's ravioli yesterday. Yeah. Next time we'll call the forest cops, you whiskered thug. Vabbè, andiamo. Quella non è. Andiamo a vedere qualcos'altro. Da qualche altra parte, che ne so. Qui ci potrebbe stare. Pentola, eccola! Perfetto! Tanya needs to eat something after all that psychic crap. Ok. Via, andiamo a preparare da mangiare. Feels so good. I wish we had a big fireplace. Cibo. Prepara da mangiare. Remember? Of course I remember. You always got sick on s'mores and ruined the toilet. Yeah. I missed that time. I know. Già è pronta. Magari fosse tutto così. Nah, it's not ready yet. Mushroom. I'm a ravioli expert now. Allora, io direi che per oggi è tutto. Nel prossimo video continueremo con questo episodio, perché cioè per adesso non abbiamo fatto chissà che cosa, però siamo andati un pochino avanti. Nel prossimo video continueremo appunto questa avventura, mangeremo e non so poi che cos'altro succederà. Quindi, detto questo, noi ci vediamo direttamente nel prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. E seguitemi anche su Instagram se vi va, se vi fa piacere. Un bacione e al prossimo video. Ciao!